Se la standa esistesse ancora oggi, avrebbe 90 anni tondi tondi. La standa, quel luogo che per noi bambini era il paradiso, non semplici grandi magazzini, ma l'Eden, soprattutto a novembre, quando andavamo a vedere i giocattoli che sarebbero finiti sulle letterine a Babbo Natale, invogliati da pubblicità che sembravano girate con lo smartphone, se lo smartphone fosse esistito nel 1981. Babbo Natale è già arrivato a scegliere i giocattoli più belli. I super fantastici spaziali, i magici robot, eserciti di extraterrestri, dolcissime bambole. Il primo negozio Standa, Società Anonima Magazzini Standard, fu inaugurato a Milano il 21 settembre del 1931. Standa sopravvisse al secondo conflitto mondiale, agli attentati dinamitardi, qui siamo nel 94, a diversi cambi di proprietà con visitatori illustri come Papa Roncalli. La popolarità crebbe di decennio in decennio, fu spesso location di film, da Caterina Caselli con Perdono a Renato Pozzetto con Un povero ricco, anzi proprio qui a Milano in Largo Cairoli oggi c'è Decathlon. Trasformazioni che passarono però anche attraverso gli slogan utilizzati nel corso dei decenni. Calma, c'è Standa. Alla Standa l'estate costa meno. Non sprecare l'estate, compra alla Standa. Standa ti conviene sempre. Arrivederci e guarda la standa. Ma le trasformazioni più evidenti furono attraverso il logo, mutato a seconda delle proprietà. E sebbene io ricordi più distintamente questo, concentriamoci su questo. Lo riconoscete? Sì, il biscione di Canale 5, perché nell'88, 1988, venne ceduta all'allora Fininvest, oggi Mediaset, adottando lo slogan che più ci è familiare. Vieni alla standa, la casa degli italiani. La casa degli italiani. E visto che adesso c'è dietro il biscione, le pubblicità erano infarcite da volti noti del piccolo schermo. Bingo standa! Ragazzi, ma allora dicono, no? E beh, anche ai Babbi Natale piace mangiare bene. Standa, il piacere di una tavola più ricca. Effettivamente. Alla standa trovavi di tutto, un mini centro commerciale a prezzi abbordabili, anche perché un altro slogan gettonato fu... Standa, il valore dei soldi. E spesso venivano utilizzati i dipendenti per dare quell'idea di casa, molto ruspante. I bambini vogliono i colori, vestiteli con fantasia, con accostamenti sempre nuovi e con un pizzico d'eleganza li farete felici. Avvinghiata dalla coda del biscione, Standa rimase per una decina d'anni, fino alla fine degli anni 90, quando la stella iniziò ad offuscarsi. Nel 98 il settore non alimentare andò al gruppo Coin. Anzi, ho sentito che molti lo pronunciano coin, pensando a un riferimento al mondo anglosassone. Coin, moneta. No, è Coin, un cognome veneto. Del resto, lo diceva anche la pubblicità. In coin. Tu sei. Insomma, alla fine Standa viene smembrata, il settore alimentare nel centro-sud Italia andrà alla Conad, nel centro-nord all'austriaca Reve, quella del supermercato Billa. Sopravvisse una decina d'anni, poi vennero definitivamente ceduti i marchi o ancora Conad oppure al gruppo Carrefour. Ma storia a parte, quanto abbia significato la standa negli anni Ottanta non si può immaginare. Perché adesso anneghiamo in mezzo a centri commerciali e non ci facciamo più caso. A quei tempi però c'era questo luogo molto familiare che ti faceva davvero sentire come uno di casa. Il grembiulino bianco per lei a partire da lire 4.000 e per lui a partire da lire 5.000. E voi? Avete ricordi legati alla standa? Commentate come sempre festosi e festanti. Ma che poi perché il grembiule per lui deve costare di più? Boh, non lo sapremo mai.